L'autore ospite di oggi viene dalla provincia di Bologna, proprietario di una birreria, bassista in una band rock metal. Ha pubblicato due libri. Salutiamo Luca Betti. Ciao, 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 grazie. Ciao Luca, proprietario di una birreria. Birreria senso pub. Sì, noi abbiamo un piccolo pub e negozio specializzato in birra artigianale. Bene, diciamo anche dove sei, così magari per chi vuole venire. Siamo nel centro storico di Imola, in provincia di Bologna. Siamo aperti con questa attività da ormai più di 8 anni. Top Come si chiama la birreria? of the Ops, dove Ops sono i lupoli e il gioco di parole fa riferimento alla vecchia trasmissione Top of the Pops. Perfetto, quindi se volete bere una buona birra, c'è Luca, e la sua birreria. Veniamo ai libri. Tu hai pubblicato due libri, due giallo fantasy, per così dire. Oggi ci parli di segreti, dal passato. Sì, esatto. Due libri entrambi con la collana Segreti in giallo e Segreti del passato è il secondo dei due libri. Entrambi hanno la stessa ambientazione, nel senso che entrambi sono ambientati nella città di Lotrib e entrambi vedono come protagonisti, un investigatore privato che si chiama Darden e alcuni suoi amici barra personaggi che orbitano intorno a lui. Segreti del passato, quindi il secondo romanzo parte con un'indagine che riguarda prima un caso di omicidio di un mercante e poi un furto, e da qui dopo si diramano un'altra serie di vicende che appunto vedono come parte centrale l'indagine su questi due casi, ma coinvolgono altre situazioni e diciamo che è centrale nel libro anche la stessa città di Lotrib, dove ci sono diverse razze che convivono oltre quindi agli umani, e qui viene la parte più fantasy dell'ambientazione, che riguarda soprattutto l'ambientazione. Io lo definisco un fantasy abbastanza leggero, e è anche diciamo, l'interazione, il rapporto che c'è fra i vari personaggi, fra i vari appartenenti alle razze, alle fazioni che abitano questa città, diventa abbastanza centrale, soprattutto appunto in questo secondo romanzo, in Segreti del passato. Non la considererei diciamo, la seconda parte di una trilogia, di una serie di più libri, però sicuramente il primo romanzo era più introduttivo su quella che era l'ambientazione e il presentare i vari personaggi. Nel secondo si prosegue conoscendo già a questi particolari, cioè alcuni di questi particolari. Quindi Segreti dal passato è in un certo senso il prosieguo del primo. È come ambientazione, sì, però è una indagine completamente nuova. Sono entrambi due libri autoconclusivi, però avendo letto il primo sono un po' più è un po' più facilitata la comprensione di quelle che sono le caratteristiche e le ambientazioni. Segreti dal passato e da quante pagine è composto? È abbastanza corposo come libro? Sì, siamo poco meno di 200 pagine. Ah, quindi insomma, si legge un po' tutto di un fiato, insomma, come si suol dire.
Sì, direi di sì, direi di sì. Spero di sì, spero di sì. Quali sono gli autori che ti hanno influenzato? Vabbè, chiaramente col genere fantasy sono un po' quelli gli autori di riferimento. Citane qualcuno. Allora, dai classicissimi come potrebbe essere Tolkien a qualcosa di più moderno e anche di italiano come potrebbe essere la Troisi. E come stessi riferimenti si possono fare anche nel giallo con dei classici da Agatha Christie a Sir Arthur Conan Doyle con la serie Sherlock Holmes a cose più moderne. Tra gli italiani c'è un autore anche diciamo delle nostre parti che ho sempre apprezzato molto, che è Loriano Machiavelli, per esempio. Benissimo. Ricordiamo dove trovare il libro, entrambi, insomma, perché poi entrambi sono stati pubblicati appunto dalla collana Segreti in Giallo. Quindi presso il portale di Segreti in Giallo, ovviamente, in tutti gli store online e magari contattandoti. Contattandomi, sì, o cercando anche di magari di ordinarli al proprio libraio di fiducia, dovrebbe riuscire a reperire le copie. E su che cosa sei al lavoro? Che cosa bolle in pentola oltre alla birra? Allora, non ho ancora iniziato, anche se ci sono già diversi idee buttate giù per un nuovo capitolo di questa, diciamo, di questa serie di indagini ambientate appunto sempre all'Otrib, e negli ultimi tempi mi sono dedicato anche a qualche racconto breve. Un altro è uscito sempre in una raccolta, uno di questi racconti è uscito sempre in una raccolta di Segreti in Giallo dedicata ad Halloween, e il mio racconto si chiama Halloween Urbano. Ci sono un paio di racconti che si possono trovare, racconti molto brevi si possono trovare su una pagina internet, su un blog che si chiama smezziamo.it, che si occupa di storie, di racconti, tutti ambientati su mezzi di trasporto, comunque che abbiano un qualche riferimento a questo, come si capisce anche dal nome. E poi era uscito un mio racconto brevissimo, pubblicato da Rai Libri, che aveva fatto parte del concorso dei racconti, è stato selezionato, è stato pubblicato anche questo da un'antologia di racconti da Rai Libri. Benissimo, allora quindi passate nella libreria di Lu nella birreria, scusami, di Luca, così oltre a bere una buonissima birra, magari appunto ecco, troveranno anche i tuoi libri, no? Immagino. Sì, certo. Tra l'altro, in realtà non è neanche un lapsus di tempo, perché dall'anno scorso abbiamo anche inaugurato, diciamo, un piccolo angolo libreria, che la chiamiamo appunto la libreria. Dentro alla birreria ci sono alcuni libri di case editrici indipendenti in vendita. Abbiamo selezionato alcune case editrici, quindi c'è effettivamente un piccolo angolo libreria. Quindi era comunque vero. Bene, quindi libreria in birreria, bellissimo. Sì, l'idea era quella. Tu suoni anche, quindi bassista in una band, come si chiama la band? Sweet Insanity. Dolce Insanità. follia. Ok, ma vi esibite? È possibile, insomma, venire ad ascoltarti in qualche data? Siamo attivi dal 2005, siamo ancora attivi, ci sono un paio di nostri lavori su Spotify, e al momento non ci sono date in programma, ma contiamo di ripartire tra fine primavera e inizio estate. Ok, intanto passate in birreria. Perfetto, Segreti dal passato di Luca Betti, lo ricordiamo. Grazie Luca e ci vediamo in birreria. Grazie a voi e a presto.